Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Siete nuovamente collegati con la palla nuovo, un approfondimento classico di ogni settimana per quanto riguarda l'1 femminile. Siamo qui con Mister Daniele Lisi della Nautilus, Salve. che arriva da un altro weekend molto convincente, un'altra vittoria larga per quanto vi riguarda, per cui siete sempre più lanciati. Sì, siamo a ridosso della partita Principe. principe, sì, della partita principe contro la Gepi, quindi insomma diciamo che tutto questo percorso, adesso vediamo a che punto siamo con la nostra diretta concorrente per il primo posto, anche perché quasi a conclusione del girone d'andata possiamo dire che primo e secondo posto ce lo contenderemo tra noi e la Gepi. Però parliamo di questa 1 femminile, penultima giornata di regular season, Trieste che ha perso in casa con il Padova per 11 a 6, Sisse Roma Bologna 23 a 4, Ravallo Briz 12 a 9, Como che vince di misura sulla Florenze per 8 a 7 nel match più importante di giornata, e poi a Genoa al Cadagna si impone per 16 a 8 sul Bogliasco. Adesso iniziamo la classifica a pezzi, perché Sì. insomma siamo solamente una giornata. Sisse Roma 51 punti, vince la regular season, è già pronta per la seconda fase. Sì, Sisse Roma alla testa alla semifinale, una semifinale che rispetto all'altra che sarà sicuramente Padova e Orizzonte Catania, insomma sarà una semifinale completamente diversa, però comunque sia adesso si riapre un altro mini campionato, insomma la lotteria dei playoff che poi porterà a chi vincerà lo scudetto. Di certo se lo contenderanno sempre, la SIS sta in finale, insomma se dobbiamo scommettere un centesimo scommettiamo sulla finalista SIS, e Padova e Orizzonte, oggi l'Orizzonte Catania ha qualcosina in più per quello che ha dimostrato sicuramente, però è un risultato aperto a qualsiasi risultato veramente. Secondo posto, Padova e Catania 43 punti, a pari punteggio ovviamente. L'ultima giornata, Padova Ravallo e anche Catania Sisse Roma, ma il Padova se dovesse vincere sarebbe secondo matematico perché ha vinto la situazione degli scontri diretti e quindi gli basta sconfiggere in casa Ravallo per essere secondo. Sì, ma tante partite si giocano all'ultima. È Sì, vero sì. per il secondo e terzo posto nella Poi parte faremo alta, il resoconto per la ma salvezza, che è c'è la molto più parte della intrigante. salvezza che è più, come dire, è più curiosa, insomma. Sì. La Quindi leggiamo fino subito. all'ultimo non lo sappiamo come va a finire. Ravallo 33, Trieste 24, Bogliasco 18, già i playoff, già tutte comodamente nella loro posizione. Florenzia 13, Como 12, Briz 9, Bologna 7. L'ultima va direttamente giù. Penultima e terz'ultima vanno a fare il play-out. Ci sarà sicuramente il play-out perché servono 7 punti di differenza per non giocarlo, in questo momento non è Non possibile. possibile. Como e Briz si affrontano all'ultima, ognuna deve vincere. La Briz per superare il Como deve vincere non solamente la gara, ma farlo con 6 gol di scarto, oppure con 5 reti di scarto, ma vincendo almeno facendo 14 gol, perché l'andata ha perso 3-18. Però il Bologna, se batte il Trieste, potrebbe farlo perché il Trieste di questi tempi sta inciampando. E la Briz perde, Bologna si salva e la Briz va giù. Il Como può salvarsi direttamente a patto che vinca, ovviamente, e che la Florenzia perda col Bogliasco, che è già comodamente sesta in classifica. Sono tante le cose da dire qua. Sono sì, tanti incastri, tanti pensieri, tanti calcoli, tanto poi alla fine quando arrivi all'ultima giornata servono assolutamente i 3 punti, quindi quelli saranno 3 campi veramente di fuoco, insomma, quindi è bello seguirli. Se dovessi scommettere ad oggi non darei scontato Bologna-Trieste assolutamente. Nel modo più assoluto, come un'altra bellissima partita, è Como Briz, credo.
Quindi niente, dobbiamo aspettare le ore 17, 16:30, 17 di sabato, però comunque è una bella, si prospetta una bella settimana per queste squadre. E poi ovviamente commenteremo quello che succederà, mancano 32 minuti al termine di questa regular season, lottatissima soprattutto per i piani salvezza. Ringrazio quindi mister Daniele Lisi per la collaborazione. Salve. Ci vediamo alla prossima quando parlavamo per la 1 femminile.